Allora, il signore che vi presento, che è in compagnia di Simona Gloria, che saluta, alla quale do il benvenuto in questo studio, è Andrea Angelucci. Ciao, un mito, un mito nel senso tecnico del termine, l'uomo che fa del benessere una regola quotidiana. Sì. E ci insegna come fare del benessere una regola quotidiana nella nostra vita, anche con quegli oggetti che possiamo non avere, che siano esattamente quelli, ma possiamo inventarci a casa, nonché il Prep Course. Che cos'è? Prep Course. Il Prep Course è un allenamento funzionale, ormai oggi allenamento funzionale è una parola che viene utilizzata molto anche all'interno dei centri. Noi lo utilizziamo come una preparazione atletica, la definiamo la preparazione atletica alla vita di tutti i giorni. Ma perché? Perché ormai è diventato uno sport veramente difficilissimo alzarsi la mattina presto, tu ne sai qualcosa, arrivare alla sera e rimanere comunque sempre concentrati su quello che si fa. Quindi noi partiamo da un presupposto che quello è lo sport per eccellenza. E noi alleniamo attraverso questi esercizi di allenamento funzionale a cercare di fare il meglio durante l'arco della giornata, con degli esercizi che non prevedono l'utilizzo soltanto di pesi o soltanto di un esercizio, una varietà di movimenti che derivano dalla ginnastica artistica, le abbiamo riportate all'interno di un format, di un protocollo che cercherò di spiegare adesso velocissimamente, ma in realtà molto facile, con una sequenza tipo circuito che dura veramente poco, cioè possiamo fare anche dei format di allenamento, dei protocolli di appena 10-14 minuti. Però da che cosa partiamo? Partiamo, intanto spiego un attimino velocissimamente come lavorare questo, il Prep Course. Sì. Il Prep Course è facile per un motivo, lavoriamo su un arco di tempo che è sempre di un minuto. Quindi noi lavoriamo su un minuto, su tre stazioni diverse. Noi prendiamo quattro esercizi adesso. Prendiamo un esercizio per le spalle, un esercizio per le gambe, un esercizio per il petto e le braccia, un esercizio per l'addome. Gli esercizi classici, d'accordo? Su questo esercizio lavoriamo un minuto, dove sul primo minuto lavoriamo 50 secondi e recuperiamo 10, sul secondo minuto lavoriamo 40 secondi e recuperiamo 20, sul terzo minuto lavoriamo 30 secondi e recuperiamo 30 secondi. Quindi sempre un minuto, 50, 40, 30, con i restanti recuperi. Beh, faccio vedere perché guardo è con più attenzione. Facile di quello che si pensa. Nel senso, prendiamo l'esercizio classico che sono le spalle, le alzate laterali, in palestra si fanno. Noi abbiamo portato i pesetti, ma a casa volendo si possono utilizzare anche due bottiglie d'acqua da un litro e mezzo al posto dei pesetti, d'accordo? Sì. E si rimane 50 secondi in una posizione isometrica. Posizione isometrica è una posizione statica, ferma, dove ci servirà anche come riscaldamento per eseguire poi l'esercizio, d'accordo? Sì. Fatti questi 50 secondi, adesso non li facciamo tutti, lasciamo i pesetti e passiamo all'altro esercizio, che sono gambe, sono squat, e facciamo una posizione isometrica anche di gambe. Quindi rimaniamo in questa posizione per i restanti 50 come secondi. Come uno sciatore, però frizzato, fermo. Esattamente, la posizione dello sciatore, la posizione a uovo, ok? Sì. Passati i 50 secondi, lavorando su un minuto, noi abbiamo 10 secondi di recupero adesso per andare a terra e prepararci per quelli che sono i nostri piegamenti sulle braccia. Noi adesso utilizziamo questi appoggi qua, ma volendo si può fare anche senza appoggi. E facciamo la stessa cosa, siamo 50 secondi in posizione isometrica, cioè stiamo fermi sull'esercizio. Passati 50 secondi abbiamo 10 secondi di tempo, perché ricordo lavoriamo sempre su un minuto, dove lasciamo questi, utilizziamo questa noi, questa rotellina per fare questo esercizio, ma volendo a casa possiamo utilizzare anche un panno che scivoli. Come si faceva una volta per pulire per terra. È esattamente quello, esattamente. E rimaniamo in questa posizione sempre per 50 secondi. Quindi totale abbiamo lavorato 4 minuti, 4 esercizi, 4 minuti, dove abbiamo lavorato in realtà 50 secondi e 10 secondi di recupero. Andrea, quante volte si può e si deve, anzi, ripetere questo tipo di allenamento durante la giornata? È sufficiente lavorare 4 minuti in un giorno? Non credo. Tu adesso, abbiamo visto Paola, adesso la parte isometrica. Sì. Poi in realtà adesso c'è una parte intermedia e una parte dinamica. Esatto. Quindi su 4 esercizi massimo sono 12 minuti di allenamento. E io penso che 12 minuti... Non mi guardare così, Andrea, 12 minuti si possono fare. Ho detto penso, però. Ma sono la pigra nazionale, io lo so. Io non l'ho detto, ora lo stai dicendo tu. Lo sto dicendo io, è la coda di paglia, allora vediamo. Allora, sull'esercizio che abbiamo fatto prima... Scusate.
esercizio isometrico per quanto riguarda l'alzata laterale, adesso diventa un intermedio e portiamo il movimento all'esercizio che abbiamo fatto prima, quindi da giù a su un'alzata laterale, dove lavoriamo per 40 secondi e recuperiamo 20. Quindi abbiamo diminuito il lavoro e abbiamo aumentato un pochino il recupero. Aumentato però la certo. D'accordo? Facciamo finta che sono passati 40 secondi. Noi abbiamo il nostro bello orologio davanti dove ci dice sempre il minuto. Facciamo passare 20 secondi perché il recupero è importante, certo, ma non troppo. Ok? E iniziamo a fare gli squat. Prima era una posizione statica, una posizione isometrica. Adesso la posizione diventa un intermedio, quindi portiamo sempre il movimento, il famoso sciatore. D'accordo, portiamo questo movimento, siamo sempre attenti al ginocchio che non deve mai oltrepassare la punta del piede, mai, quindi nell'eseguire il movimento il nostro ginocchio, il nostro riferimento, che è il ginocchio, rimane sempre dietro la punta del piede. Passati 40 secondi di lavoro, recupero 20 secondi, tempo per andare a terra, riposizionare le mani per eseguire i piegamenti sulle braccia e qui inizio a lavorare con i piegamenti sulle braccia, le flessioni, e iniziamo anche qui a lavorare i nostri 40 secondi. Laddove io non dovessi riuscire a eseguire 40 secondi di questo esercizio, laddove non ci dovessi riuscire, rimango in posizione isometrica un'altra volta, nel senso mi fermo in questa posizione fino alla fine dei 40 secondi. D'accordo? Allora, nel caso di Simona Gloria, lei ha le braccia di ferro. E si vede, quindi non trema neanche. Il rischio di cadere con la faccia in avanti la prima volta c'è? No, non c'è il rischio di cadere, perché poi a seconda della preparazione di una persona, lei adesso magari riesce a fare un numero che potrebbe essere di 10-15 piegamenti, una persona meno allenata magari ne farà di meno come piegamenti, 4, sì, 5, certo, 6. Ma certo. L'importante poi è rimanere in posizione e mantenere quella posizione per i 40 secondi. Per i 40 secondi. Fatto questo, rimangono i 40 secondi di addominali. Questo è un addominale che lavoriamo in posizione prona, andiamo a cercare la massima distensione, il massimo allungamento e torniamo in posizione. Anche qui, laddove vedo che per qualche motivo non ce la faccio, rimango fermo in posizione isometrica fino al finire dei 40 secondi. Chiaro. Fatto questo, e siamo al secondo giro, sono passati 8 minuti. D'accordo? Noi stiamo lavorando su 4 esercizi, eh? Sì, sì. Però 4 esercizi che lavora un total body, nel senso lavoriamo le spalle, le gambe, l'addome, il petto, i bicipiti, le braccia. Tutto, sì. A seguire? A seguire c'è la parte che noi chiamiamo la parte dinamica, sì. D'accordo? E in alcune situazioni lavoriamo anche le parti d'equilibrio, cose che adesso non facciamo vedere perché diventa un pochino più difficile. Ma sui 4 esercizi che abbiamo fatto facciamo la stessa identica cosa, dove però 30 secondi lavoro, 30 secondi recupero, sì. E in questi 30 secondi cerco di fare più movimento possibile dell'esercizio che ho certo, fatto prima. Certo, è un graduale aumento dell'esercizio del lavoro e aumento statico, anche del riposo, insomma, relativamente parlando. Esatto, per forza. Aumentando la velocità, l'esecuzione del movimento, ho sicuramente bisogno di recuperare un pochino di più, d'accordo? Quindi passati 30 secondi, poso i pesi, recupero 30 secondi ed è importante, se no vado in debito l'ossigeno, inizio veramente a faticare, anche lei inizierebbe a faticare. Anche lei, che è tutto dire. Anche lei. Chiaramente. E a quel punto inizio a fare quegli squat in modo molto veloce. Le persone più allenate possono portare anche un leggero saltino a questo esercizio. Sì. Farlo diventare pliometrico, questa qui è una pliometria, ma le persone più allenate. E faccio i 30 secondi di movimento dinamico, questo per noi è un dinamico, quindi un movimento accelerato, finisco, recupero 30 secondi, io dico sempre recupero perché purtroppo è il grande problema di quando ci si allena che non si sta attenti ai recuperi, in realtà certo, è la parte più certo, importante, Andrea. Poi c'è sì. chi se ne approfitta sul recupero, però bisogna sempre tenerlo sotto controllo. Torniamo ai piegamenti sulle braccia, anche qui lo lavoreremo in modo velocissimo. Veloce. Ok, certo. Sono 30 secondi, controllo sempre il respiro, è importante respirare, quindi sempre dei respiri costanti sull'esercizio che vado a eseguire. Passati 30 secondi, recupero 30 secondi, metto la mia rotellina o il mio panno e anche qui andrò a eseguire movimenti veloci in allungamento per addominali, braccia e dorso. Andrea Fatto Angelucci questo. Tornerà a trovarci, io lo ringrazio e con lui ringrazio Simona Gloria. Mi piace ricordare che per chi di voi lo ama, lo segue, cioè tutti,
Claudio Baglioni, l'abbiamo visto di recente nella mega maratona del concerto 10 dita tra Natale e Capodanno all'Auditorium della Musica di Roma. Andrea, tra personal trainer, tra i tanti anche di Claudio Baglioni, complimenti perché è un ragazzo sul palco anche grazie a te.